Salve ragazzi, da Anthony Conga stiamo facendo una nuova serie di Spyro 1 il drago. Qui facciamo i glitch del gioco, alcuni glitch che a Spyro 1 normalmente per poterli fare si devono fare in modo fatti per bene, perché se non li sapete fare non potete fare i glitch. Prima cosa, in collina pietrosa potete cercare di farvi colpire dal drago, farvi colpire dal caprone vicino al drago e di cristallo per liberarlo, in modo che Spyro senza punti vita, senza Sparks, una volta morendo vicino al drago diventa invincibile. E quando diventa invincibile, di solito può andare in tutti i mondi natali, il mondo degli artigiani dove c'è l'acqua, il mondo dei sogni, cioè artigiani, pacificatori, stregoni, domatori, testi sogni e mondo di nastri, e può andare in quei mondi là e può nuotare, può camminare sull'acqua, ci può volare sopra e ci può anche camminare. Invece per gli altri livelli, parliamo del livello Tomo Square del primo mondo. Nel livello Tomo Square dovete farvi colpire dal toro vicino al drago prima di morire. Dovete farvi colpire molto bene, farvi colpire. Dopodiché Spyro può andare nell'acqua, può volare, può camminare nell'acqua in quel mondo là. E può camminare nell'acqua. Invece poi c'è un altro livello, il livello di Trigaion. Dovete richiamare un avvoltoio, il drago che il drago di Tomo Square, quello che ho detto prima, si chiama Ivor, cioè si chiama Astor, cioè si chiama Thor, e dovete richiamarlo vicino a quel drago là e vi farà diventare invincibile, o Alvar, una cosa del genere. Il secondo drago è quello là che si trova in Cliff Town, cioè in Trigaion, dove dovete farvi avvicinare un avvoltoio e lo dovete far venire vicino a voi fino a colpire il drago Ivor, che vi farà diventare invincibile prendendo tutte le pozze d'acqua che si trovano nei dintorni. Invece in Cliff Town c'è il drago Marco, che voi che cosa dovete fare? Dovete richiamare un avvoltoio, naturalmente dovete mettere Reply Dragon, cercare di farlo venire vicino a voi fino a quando fate Reply Dragon, l'avvoltoio deve essere molto vicino e poi dopo diventa invincibile per quel livello là e Spyro può camminare e sia volare in acqua. Invece nel livello degli stregoni in catena alpina, per ottenere il glitch dovete essere molto veloci, dovete farlo molto velocemente e quindi dovete richiamare, dovete farvi diventare invincibile facendo Reply Dragon con lo stregone che vi colpirà, e dovete diventare invincibile e potete sia volare che camminare in quell'acqua là. Invece nell'altro livello, nel livello Grotta Ghiacciata, che mi sono dimenticato, dovete andare vicino al drago Alvar, una cosa del genere. Dovete fare in modo che la pallina di neve vi colpisca vicino al drago e dovete fare replay e diventate invincibile pure là. In quel drago là che cosa succede? Dovete diventare invincibile facendovi colpire un attimo la pallina e fare replay dragon e diventerete invincibile, potete andare nell'acqua in quel livello là e potete pure camminare lì. Invece poi in stregoni abbiamo detto che nel livello lì dovete farlo molto velocemente per poter cercare di diventare invincibile al drago e far liberare il drago Zander in catena alpina. Dovete liberare il drago Zander, dovete farvi colpire dallo stregone prima di morire e dovete andare sulla piattaforma per cercare di, in questo modo, cercare di farvi diventare invincibile per andare nell'acqua. Invece poi parliamo del mondo dei domatori. In paese di Terrazze c'è un drago che si chiama Claude e un altro che si chiama Chiplin. Voi dovete fare che cosa? Dovete richiamare il drago, dovete sbattere vicino al drago prima di morire con la corrente e dovete diventare invincibile sia se andate su senza Sparks, naturalmente, con la corrente che vi colpirà, sia su Cloud che su Chiprin, e diventate invincibile pure là e potete andare nelle pozze d'acqua verdi, palude, che potete andare nell'acqua. Invece poi ci sta un altro livello che si chiama palude nebbiosa. Il drago si chiama Zeke, dovete farvi colpire da un cinghiale vicino al drago e dovete fare in modo che il drago vi colpisca vicino al cinghiale per diventare invincibile, potete andare in tutte le paludi, l'acqua potete sia volare che ci potete camminare dentro. In,
vede invece in Metal Head c'è un drago che si chiama, non lo so, non mi ricordo, si chiama un drago che si chiama, aspetta, fammi, no, non mi ricordo il nome, vabbè. Dovete farvi colpire dal mostro Metal Head, l'uomo di metallo, un raggio, e dovete morire facendo reply dragon e diventate invincibili pure là. Invece parliamo del mondo dei Tessi Sogni. Nel mondo dei Tessi Sogni c'è un drago che si chiama in palude in tesoro in passaggio buio. C'è un drago che dovete farvi colpire da uno dei cuori di labirinto con le frecce e dovete fare reply dragon. Il drago si chiama Zaghia, una cosa del genere. Si chiama una cosa del genere. Invece poi nel drago Jaguess c'è il drago Revilo. Dovete farvi colpire da Jaguess per diventare invincibile. Dovete farvi colpire da Jaguess, poi potete volare nell'acqua, potete andare dove volete voi, nella lava, cioè camminando ci potete pure volare sopra dopo che avete colpito il drago Regolo con le scatole di Jaguess. Ragazzi, io ho fatto la maggior parte dei glitch, ho fatto tutti i glitch che si potevano fare in Spyro 1. Vi posso dire quanto riguarda questi glitch, che sono molto difficili da fare perché Spyro deve rimanere senza Sparks e deve diventare invincibile prima di volare e di camminare. Infatti i nemici non lo possono fare niente, non li possono colpire una volta che diventano invincibile in questi livelli. Solo in questi livelli qua purtroppo Spyro può diventare invincibile. Negli altri livelli Spyro non può diventare invincibile. Ricordatevi, questa è una regola che hanno fatta in modo perché non può diventare invincibile, quindi è molto